Ricarta Pestiamo 2024. È l'ottava edizione che si celebra quest'anno dopo 8 anni dall'inizio di questo percorso che Musa ha intrapreso su questo territorio per il recupero dell'arte della lavorazione della cartapesta. Abbiamo fatto un lungo percorso, qualche risultato cominciamo a vederlo. Una sensibilizzazione verso i ragazzi c'è stata, tant'è che in questa edizione ci saranno ben 2 laboratori con i ragazzi, i quali lavoreranno qui in questi giorni lavoreranno qui delle opere in cartapesta che realizzeranno con le loro mani sotto la guida di Cettina Prezioso, sotto la guida di Maurizio Barbato, sotto la guida di Vittorio Avella e di tutti quei cartapesti, di Paolino Scotta prevalentemente, che è la massima espressione della lavorazione della cartapesta qui a Nola. Nella parte in cui essa viene utilizzata per il rivestimento dei cibi. E andiamo alle opere. Quest'anno esponiamo qui queste opere. Opere di Pasquale Manzo, esponiamo qui opere di Valeria Pascale. Valeria. Opere di Anna Pagliotta. O Succiariella. Il ciuccio è un'espressione dell'artista in occasione dello scudetto del Napoli vinto l'anno scorso. Fu realizzato ed è stato esposto per diversi mesi nei quartieri spagnoli a Napoli, dove ogni mattina l'artista lo portava in strada e dove tutti i passanti potevano lasciare sul dorso dell'asino un pensiero, una frase, una glorificazione per la squadra del Napoli che quell'anno, perché l'anno scorso ha vinto quel magnifico scudetto. Ma sei rimasto contento del Napoli, eh? Io sono rimasto contento del Napoli. Beh, come si fa a non essere contenti di questo risultato? La tifoseria. No, io non sono un accanito tifoso, però sono un attento. Seguo attentamente le sorti del nostro Napoli, insomma. Quindi stasera abbiamo poi, oltre gli artisti che ho citato prima, anche una serie di artisti territoriali che lavorano la cartapesta. Qui alle tue spalle c'è un magnifico, magnifica opera. Ci sono disciplina sulla destra. Puoi ammirare questo magnifico Pinocchio, ci sono opere del maestro Paolino Scotta, ci sono opere di Felice Canfora, insomma, insieme questi artisti nolani di Leopoldo Santaniello che ha realizzato questa magnifica divinità. Insomma, questi artisti nolani portano avanti l'arte della lavorazione della cartapesta affinché non vada così perduta nel tempo e messa nel dimenticatoio. Il nostro è un percorso iniziato 8 anni fa. Il problema è che sono le istituzioni che non collaborano, sono le istituzioni che pensano che... Che vorrebbe dalle istituzioni? Ma io vorrei che dalle istituzioni che ci fosse una maggiore attenzione verso la cartapesta. Vorrei dalle istituzioni che intraprendessero esse stesse un progetto per il recupero dell'arte della lavorazione della cartapesta. Non si può pensare di delegare tutto al volontariato e al privato. È necessario che ciascuno faccia la propria parte. Le istituzioni facciano la propria parte. Il programma di quest'anno, quindi... Ma insomma, non parliamo, non ci interessa il discorso del programma di quest'anno. No, le associazioni. Sono state messe tutte le associazioni dentro. Io il discorso mi piace riportarlo qui nell'ambito solamente della lavorazione della cartapesta. E devo dire che una città che comunque ha vanto di avere una tradizione di lavorazione della cartapesta non può non avere un museo della cartapesta. Dico qualcosa, queste magnifiche forme alle tue spalle. Provenienti dalla bottega del Chiodi, se non fossero state acquisite da Musa con una donazione fatta dai familiari di Nicola Vecchione direttamente all'associazione Musa, sarebbero andate disperse.
appartengono alla storia di questa città, appartengono al patrimonio culturale di questo territorio. E quando di queste opere ci stanno nella bottega Tudisco? Certamente, anche lì è piena, ma ovviamente noi non possiamo sopperire. Anche Scotta! Non possiamo sopperire un'attività che deve svolgere il pubblico. Noi possiamo cercare di raccoglierne 20, 30, come abbiamo fatto qui, 50. Ma se poi si intende, si vuole creare, si deve creare un museo della cartapesta, è necessario che sia quello il luogo dove queste opere vengano custodite. È necessario che siano ancora una volta le istituzioni a promuovere, perché hanno organizzazione, hanno fondi, hanno possibilità di accedere a fondi europei ai quali non hanno tanta difficoltà, non hanno tanta facoltà di accesso le associazioni private. E allora che quel mausoleo in Piazza d'Armi, se deve essere il monumento ad un museo della cartapesta che non c'è, non ha senso. Si trovi un sito diverso, si preveda un'opera differente, ma che si trovi un contenitore che custodisca la storia della cartapesta nell'area moderna.